I criteri per l'insegnamento e la valorizzazione della storia, della letteratura, del patrimonio culturale siciliano nel suo complesso sono stati al centro dei lavori di un seminario tecnico che si è svolto oggi nell'Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche. Destinato alle province di Ragusa, Enna, Messina e Catania, l'incontro odierno in particolar modo ha cercato di fare una dettagliata ricognizione delle modalità con cui la disciplina è stata introdotta nelle scuole siciliane. Sono numerosi infatti gli istituti che hanno già avviato progetti didattici finalizzati al recupero del patrimonio storico e linguistico siciliano, dedicando corsi di alta formazione ai docenti su specifici aspetti della storia della nostra regione. Lo studio delle tradizioni teatrali, il recupero delle antiche tecniche per la pesca del pesce spada, la raccolta di tiritere e leggende della tradizione sicula scritta, la produzione di un volume storico sulla cultura retusea, un viaggio nel dialetto siciliano al 400 e giorni nostri, costituiscono alcune delle iniziative già messe in campo dagli istituti siciliani. Assessore, cosa significa insegnare la cultura siciliana nelle nostre scuole? Significa, all'interno dei programmi curriculari, inserire delle tematiche, degli argomenti, dei dibattiti che riguardano più da vicino la nostra storia, la storia della nostra lingua, la storia della nostra cultura. Se facciamo un attimo una riflessione, ci accorgiamo che durante il nostro iter scolastico noi abbiamo studiato tante cose, abbiamo studiato storia, italiano, storia dell'arte, ma mai in queste materie c'è stato un approfondimento particolare per quanto riguardasse la Sicilia. Ed è un poco strano questo, è un po' paradossale, perché significa ignorare una nostra identità, una nostra specificità, un nostro legame col territorio. Questo non significa studiare la Sicilia in contrapposizione ad altro, significa recuperare, ripeto, la storia della Sicilia, la storia artistica della Sicilia, la storia della lingua siciliana all'interno di un programma più vasto, cosa che con un pochino di buona volontà da parte degli insegnanti e sicuramente con una sensibilizzazione e con una formazione che dobbiamo mettere in atto si può fare.